Il colpo di tacco di McCann, la palla recuperata da Santon che apre sul fronte opposto per l'avanzata di Grosso. Si è smarcato Mascara, riceve adesso da D'Agostino, di prima per Rossi, viene via bene Rossi sul sinistro e c'è un gran gol di Giuseppe Rossi, il primo gol in azzurro per il ragazzo del Via Real. Che gol, io do dei meriti, ovviamente il 90% bisogna darlo a Rossi che ha controllato e calciato, ma Mascara col movimento dentro di prima intenzione ha avuto il tempo giusto dell'inserimento, lo vediamo, D'Agostino in tre passaggi, un tocco, due tocchi, gol incredibile, Taffi un po' sorpreso però ha calciato con molta violenza, una gran bella azione per i tempi di gioco. No, forse non c'era niente da fare, scusa, l'ho rivisto quinta... da dietro. Se facevi il portiere, adesso le regole sono cambiate e i portieri devono essere assolutamente bravi. Palombo Pazzini, un po' di sampa là davanti con Foggia ancora, bene dribbling Foggia, bravissimo Pasquale Foggia, 2-0. Mamma mia che cosa aveva fatto, già sulla di prima intenzione si era inserito bene, dribbling secco, mi è sembrato addirittura tunnel, serenità sul recupero, molto soddisfatto secondo me Lippi e pallonetto a Taffi, stupenda azione Rossi, ma guarda che inserimento centrale, tunnel a Casemont e poi sta recuperando, mi sembra Pazzini, sì, lo vediamo colpo sotto poi. Sì, ma che cosa ha fatto, tunnel, ecco qui, e poi la serenità per fare il pallonetto a Taffi, che gol, che primo gol per Rossi e primo gol. Dossena verso Brighi, Pellissier prova a girarsi, incredibile Sergio Pellissier al debutto, 30 anni, fa gol e che gol. Ma che bella situazione, che bella giocata abbiamo. Questo da prima punta, veramente da prima punta, ha stoppato di petto, si è girato in un attimo. Fantastico, quello sulla falsa riga di quello che ci ha fatto vedere quest'anno, questo straordinario giocatore, veramente, che ha avuto una carriera secondo me inferiore a quello che meritava. Fantastico. Partito tanti anni fa in Serie B con il Torino. Eccolo qui intanto servito da Brighi, guardate cosa controlla, spalle alla porta. Quest'anno 13 gol a Chievo,